tua misericordia. Insieme cantiamo al Signore, a colui che regna nei cieli. Celebriamo la sua regalità, la sapienza sua noi contempliamo. Che vita ci darà a suo dono. Sua misericordia, insieme cantiamo al Signore, a colui che regna nei cieli, celebriamo la sua regalità, la sapienza sua noi contempliamo, che vita ci darà al suo trono andere. Eterna è la sua misericordia, eterna è la sua misericordia, insieme cantiamo al Signore, a colui che regna nei cieli, celebriamo la sua regalità, la sapienza sua noi contempliamo, in che vita ci darà. Insieme cantiamo al Signore, a colui che regna nei cieli, celebriamo la sua regalità, la sapienza sua noi contempliamo, che vita ci darà, la sua dono canteremo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, in questa celebrazione che da una parte festeggia la Madonna, onoriamo la Madonna Santissima del Rosario, ma dall'altra ci prepariamo alla domenica con la 27ª settimana. Viviamo un momento forte di celebrazione perché è la cresima di questi nostri ragazzi e vogliamo tutti pregare il Signore perché lo Spirito Santo scenda abbondantemente nella loro vita, ma tutti quanti cerchiamo anche di invocarlo perché abbiamo bisogno dell'azione dello Spirito Santo. E quindi la nostra preghiera possa essere intensa, fervorosa e generosa. Quindi davvero impegniamoci, perché molto dipende dalla comunione di preghiera perché lo Spirito Santo scenda su di noi. Insieme riconosciamo i nostri peccati.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Anna portò con sé Samuele, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un odre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. Allora Anna pregò: «Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso. Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio. Non moltiplicate discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati hanno cessato di faticare.
La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scende gli inveri e risale e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per fargli sedere insieme con i capi del popolo e assegnar loro un seggio di gloria. Perché al Signore appartengono i cardini della terra, e su di essi fa poggiare il mondo. Parola di Dio. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme, dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quando il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne, e con Maria, la madre di Gesù, e i fratelli di lui. Parola di Dio. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Eccellenza Reverendissimo, le presentiamo i 15 cresimandi convenuti oggi per ricevere il dono del Santo Spirito. Hanno iniziato la loro preparazione frequentando il catechismo dalla seconda elementare. Dopo i sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia, l'impegno si è concentrato sulla formazione alla cresima. In questo ultimo anno si sono aperti al dialogo, un continuo parlare delle loro esperienze semplici, fatte a scuola, in famiglia, fuori con gli amici. E noi catechiste abbiamo capito che avevano bisogno proprio di questo. Spesso siamo riusciti a trasformare questo dialogo in educativo e formativo. A volte siamo usciti pure fuori sulla piazzetta, qui davanti alla parrocchia, per cantare, fare merenda, proprio per fargli gustare la gioia dello stare insieme, non per forza seduti dentro una stanza. E contemporaneamente abbiamo affrontato i problemi dell'adolescenza, il bullismo, l'alcol, la droga. Ora si apre il loro cammino, speriamo di pieno inserimento nella comunità cristiana, come adulti nella fede. È un passaggio entusiasmante, ma non sempre accompagnato con la moda dei tempi. Insieme a tutta la comunità le rivolgiamo un grazie per la sua presenza e per la sua testimonianza. E nel contempo noi catechiste, il parroco e tutta la comunità parrocchiale le rivolge i più sinceri auguri di buon onomastico. Preghiamo la Vergine Maria del Rosario che la conservi in salute e non le faccia mai mancare sostegno e consolazione per sperimentare sempre più la bellezza di essere servo per amore.
Anche il nostro caro parroco Don Filippo, oggi una ricorrenza altrettanto importante. Infatti è il sesto anno che è in questa comunità. Ti ringraziamo perché per mezzo del tuo sacerdozio ci doni la parola e la grazia sacramentale. Grazie perché ogni giorno ti doni a questa comunità. Ti auguriamo di vivere sempre più questa donazione totale al Signore, affinché sostenuto dalla preghiera comunitaria, invocando la protezione della Vergine Maria, possa corrispondere responsabilmente alla chiamata di santità. Ringraziamo i genitori dei ragazzi che in questi anni sono stati parte integrante e viva in questo cammino di fede. Voglio concludere proprio con il sorriso sulle labbra e il cuore pieno di gioia, poiché traendo spunto dalle parole di Papa Francesco, un cristiano si riconosce dalla gioia che riesce a trasmettere. E questo l'abbiamo ripetuto tantissime volte durante i nostri incontri settimanali. Allora, auguriamo ai nostri ragazzi gioia infinita e preghiamo la Vergine Santissima del Rosario di tenere sempre la sua dolce mano sul loro capo, li benedica e li custodisca oggi e sempre. Eccellenza, rappresentiamo i ragazzi. Attardi Sofia, Avat Vuluvi Sergio, Balbo Agnese, Brancato Flavia, Calaggiura Giulia, Calaggiura Marica, Carluzzo Carmelo, Gravana Matilde, Famà Elena, Gagliano Giulia, Giglio Andrea, Giuliana Federica, La Bella Flavia, Tabì Letizia, Vespa Giuseppe. Potete sedere, facciamo un po' di riflessione su questa parola del Signore, sul momento così importante e significativo che questi nostri ragazzi stanno vivendo, che noi la maggior parte o tutti abbiamo vissuto nel momento della confermazione. Chiaramente un vivo ringraziamento va alle catechiste che hanno accompagnato questi ragazzi, certamente al parroco, anch'io mi unisco agli auguri che sono stati presentati per questo suo cammino di pastore in questa comunità. È molto significativo che anche la Madonna ha bisogno dello Spirito Santo. Avete tutti quanti colto, soprattutto dalla lettura del Vangelo, che a un certo punto una domanda importante che Maria, la Madonna, rivolge all'angelo, una domanda cruciale: ma com'è possibile tutto quello che mi si sta dicendo sulla incarnazione di Dio nella mia vita e poi soprattutto io che divento la madre di Dio? È davvero una grande domanda che ovviamente tiene conto di quello che sarebbe stata la prospettiva della sua vita. Noi sappiamo, confessiamo che la Madonna è vergine sia prima del parto che durante il parto, ma anche dopo il parto. Così ci hanno trasmesso i nostri padri, noi continuiamo a confessare la medesima fede.
E quindi la vita di questa donna cambia totalmente, si presenta davanti a lei appunto una prospettiva del tutto diversa rispetto a quella che aveva pensato con il suo caro Giuseppe. E quindi fa la domanda. E abbiamo visto una cosa bellissima, che l'angelo le risponde con questa particolare frase che ovviamente oggi è importante per noi. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Noi ci troviamo di fronte più o meno alla medesima situazione, diciamo che chiaramente non saranno mamme e padri di Dio, però sicuramente dei testimoni del Signore, testimoni di Dio. E noi sappiamo bene che cosa vuol dire la testimonianza cristiana, soprattutto quando bisogna saper andare controcorrente e saper contrastare tutto quello che non è in perfetta consonanza con il Vangelo. Abbiamo bisogno di assistenza dello Spirito, perché la nostra testimonianza di fede possa essere davvero credibile. Credibile significa che attraverso di noi la gente riconosca che il Signore è in mezzo a noi, che il Signore ci ama, che il Signore è misericordioso. Ovviamente la testimonianza è importante, potrebbe anche Dio giungere ai cuori delle persone in maniera diretta, ma non lo fa, perché chiede la nostra collaborazione. Ora, carissimi ragazzi, fratelli e sorelle tutti, in verità non è che si diventa maturi, capaci di testimoniare il Signore solo perché si è seguito un corso di catechismo, anche se viene fatto in una maniera eccellente. Noi sappiamo che la testimonianza cristiana, la maturazione della testimonianza cristiana passa attraverso una duplice via. La prima è quella dell'invocazione dello Spirito. Noi non potremmo essere dei buoni cristiani senza invocare il Signore, invocarlo veramente, così come stiamo facendo in questo momento, ma soprattutto come si dovrebbe fare tutte le volte in cui ci mettiamo in preghiera. Dovremmo sempre invocare lo Spirito Santo, ed è quello che chiedo a voi, carissimi ragazzi. Cercate davvero di invocare il Signore, e in particolare lo Spirito Santo. Fatelo in una maniera molto semplice. Quando ci si alza al mattino, la prima cosa da fare è proprio quella di rivolgere lo sguardo, il pensiero a Dio, e in questo caso proprio chiedendo: Signore, donami il tuo Spirito. Basta. Forse poi possiamo aggiungere anche altre preghiere se vogliamo, ma quello che è importante è questa preghiera, l'invocazione dello Spirito. Perché? Perché l'invocazione dello Spirito ci assiste. Ho visto qui che ci sono, giustamente in una maniera anche molto fantasmagorica, come sempre in tutti questi casi si inventano, ma per significare quello che comporta l'assistenza dello Spirito, e cioè una molteplicità di doni che sono importanti per affrontare la giornata e quindi tutte le varie, i vari problemi, difficoltà che ci sono, eccetera, ma anche per dare alla nostra vita una prospettiva giusta. Perché sapete quanti errori facciamo, il primo io, quanti errori facciamo nell'orientamento della nostra vita? E siamo adulti e conosciamo in parte la via, la strada, l'esistenza, la conosciamo, e quindi sappiamo che non dovremmo andare né a destra né a sinistra, per dire, bisognerebbe cioè essere davvero retti, e sappiamo in che cosa consiste la via della rettitudine. Immaginate i nostri ragazzi, che ancora ovviamente possono conoscere della vita solo qualche elemento, ed è giusto che sia così. Quanta necessità vi sia nell'invocare e nell'essere assistiti dallo Spirito Santo. Allora lo Spirito Santo diventa sapienza. E che cosa vuol dire sapienza? Quante volte ci siamo trovati a chiederci: e adesso che devo fare? Faccio così piuttosto che così? Cioè, forse voi, cari
ancora non vi mettete in questa, ma noi adulti spessissimo ci troviamo in questa condizione di dire cosa bisogna fare, che scelta fare. Allora la sapienza è importante, che poi sapete cos'è la sapienza? È il ricordo di ciò che noi abbiamo ricevuto e custodito da altri. Perché tutti noi, carissimi, più grandi, quando riusciamo a pensare qualcosa di buono è perché abbiamo ricordato quello che i nostri genitori ci hanno detto, o quello che ci hanno detto i nostri sacerdoti, no? Quando eravamo ragazzi, che magari uno non ci pensa lì per lì, però poi nel momento in cui arriva quella situazione cruciale che bisogna per la quale bisogna prendere una decisione ferma, ecco, rinvengono le parole di papà, le parole di mamma, ormai magari non più in mezzo a noi, le parole di un sacerdote, no? Ricordo molto spesso, vedo no? Che ricordate i predecessori, in modo particolare in questa città, ricordiamo il tuo predecessore Scuvera, moltissime volte Don Giulio, quante, da tutte le parti, giustamente, ma perché? Perché è stato un testimone di fede che vi ha suggerito delle parole. Allora la sapienza in che cosa consiste? Nel ricordare al momento opportuno quelle parole. E però quante volte invece noi ci troviamo nella caduta e diciamo: ah, se avessi ricordato quelle parole, ah, se avessi avuto il tempo di... E sapete perché? Perché non abbiamo invocato lo Spirito Santo. Cioè, ma è così che funziona? Certo, perché la Madonna avrebbe potuto dire: grazie per quello che state facendo per me, benissimo, sono d'accordo, anzi si sarebbe potuta anche in qualche modo gonfiare di superbia, dice la Madre di Dio, e invece chiede come avviene questo, e l'angelo del Signore glielo insegna, così come oggi in qualche modo sto cercando di fare io. Lo Spirito Santo scenderà su di te, cioè devi invocare lo Spirito Santo, perché al momento opportuno diventa sapienza e può diventare fortezza. Fortezza, avete parlato di bullismo, avete parlato di droga, ma voi pensate, carissimi catechisti, avete fatto benissimo, che i ragazzi ne sanno meno di voi, ma io penso che loro ne sappiano più di voi, e allora parlarne va bene, anche perché, ma quello che è importante è che nel momento in cui incontrano lo spacciatore, loro devono avere la fortezza di dire: ma vattene, io non mi interessa di questo. Non so se rendo l'idea, cioè sto parlando in maniera anche molto spicciola, ma per farvi capire che lo Spirito Santo non è semplicemente la terza persona della Trinità. No, noi tante volte releghiamo una nozione in senso dottrinale, ed è giusto che sia così, perché è vero, perché noi sicuramente avrete fatto anche un approfondimento, sicuramente il parroco, su questo argomento di che cosa vuol dire la terza persona della Trinità. Ma poi, concretamente, nella vita cristiana, testimoni significa proprio che noi fruiamo della sua assistenza, del suo accompagnamento, e quindi fortezza, ma anche, come certamente, scienza, e che senso ha la scienza? Ha senso, perché bisogna saper discernere tra ciò che è buono e ciò che è meno buono. Non tutto quello che noi leggiamo, non tutto quello che noi vediamo alla televisione è buono. Uno dovrebbe, noi più adulti, forse riusciamo a distinguere, a dividere le cose non buone dalle cose buone. Dico dovremmo, perché quante volte noi ci troviamo condizionati dai mass media, le mode, il modo di fare, la mentalità, senza che ce ne accorgiamo, ci condiziona, ci corrompe. O non è così? E allora come ne possiamo tutti? E siamo cristiani. E i cristiani dovremmo essere appunto delle persone capaci appunto di saper
contrastare ciò che non appartiene al bene. E invece che cosa facciamo? Che il bene comune, e qui ancora un altro piccolo esempio, chiaramente non c'è nessun tipo di giudizio su nulla, è chiaramente una riflessione che cerca di essere più concreta possibile, quanto bisogno c'è del bene comune in città? E però chi si adopera per questo bene comune in città? Cioè, sì, vabbè, ci sono le istituzioni, ma no, ma dovremmo tutti cercare di coinvolgerci, a cominciare per esempio, ecco, dal rendere pulita la nostra città. E dice, ma ognuno ci pensa, ognuno pensa per la propria casa, ma se poi la casa del vicino non è, allora aiutiamo, perché la bellezza e il senso civico da dove viene? Allora, che c'entra l'invocazione dello Spirito Santo con questa nozione? C'entra, perché dato che manchiamo di questa sensibilità cittadina, allora a questo punto l'invocazione dello Spirito Santo diventa scienza, diventa intelligenza, diventa senso critico. Ecco, capite carissimi? Cioè, stiamo parlando davvero di un dono importante che è quello dello Spirito Santo, su cui devo dire che ci sono in questo momento nella nostra ecclesialità due vie. Una eccessa, esasperata, che molto spesso rasenta il devozionalismo. L'altra assente, totale, completamente. Uno neanche sa che cos'è lo Spirito Santo. Cioè non abbiamo la percezione concreta di questo dono. Concreta. Quando nella vita di coppia, purtroppo le cose possono anche non andare bene per qualche incomprensione, spesso dovute a mancanza di comunicazione, di affidamento, ripeto, di comprensione vicendevole, l'invocazione dello Spirito Santo farebbe la differenza. Perché? Perché mette entrambi nella vita di coppia, entrambi nella disposizione di sapersi accogliere e capirsi. Un esempio? E l'esempio è che lo Spirito Santo è linguaggio. Quando gli apostoli con Maria, eccetera, abbiamo letto una pagina degli Atti degli Apostoli, ma la pagina successiva, il capitolo secondo, racconta la Pentecoste che tutti conoscete. E perché lo Spirito Santo diventa lingua? In modo tale che la gente straniera, di altra cultura, di altre razze, si comprenda. Perché lo Spirito Santo è superamento di divisioni, è comprensione, è apertura, è ricerca di unità, di comunione. Questo fa lo Spirito Santo nella vita di coppia. Il rapporto genitori-figli, anche qui, un fossato enorme, per cui ormai non ci si capisce più niente. I giovani per conto loro, gli adulti per... non parliamo poi di anziani e giovani, cioè davvero una situazione che rasenta quello che, se tutti ricordano, nel testo di Genesi rasenta Babele. C'è una confusione enorme. Perché? Perché non si invoca lo Spirito Santo. Non si invoca lo Spirito Santo. Noi non lo conosciamo. Sì, probabilmente da un punto di vista dottrinale, ma io sono convinto che se anche da un punto di vista dottrinale, con tutto il bene che avete fatto voi catechiste, con il parroco, in questo momento, cosa che io evidentemente non faccio, interrogassi i ragazzi per dire che cos'è lo Spirito Santo dottrinalmente parlando, prendendo i numeri del catechismo della Chiesa Cattolica, già dimenticati. Perché è così? Perché non abbiamo colto il senso profondo di questo dono, che è solo, ripeto, una comprensione di pagine da apprendere, ma non un'esperienza da vivere. Allora, carissimi, l'invocazione dello Spirito, ed è quello che stiamo facendo oggi, e così vado a concludere, la comunione di preghiera. Sì,
dobbiamo imparare a pregare insieme, perché una condizione importante perché si possa ricevere lo Spirito Santo è la comunione nella preghiera. Una comunione però che esige un cuore puro, un cuore non una persona che non ha fatto nessun peccato, ma una persona che crede e confessa la misericordia di Dio e che si dispone a perdonare tutti. Questo è il cuore puro. Una volta che è così, pregando insieme, lo Spirito Santo scende. Se non è così, lo Spirito Santo non scende. Ora, se noi andiamo a fare quello che vedrete, tra l'altro siete stati anche preparati, ma se non c'è tutto questo, noi abbiamo fatto soltanto un rito tipo quello che noi vediamo in televisione. Niente di particolare, non incide, non entra dentro di noi. E allora vi chiedo a tutti due cose. A voi ragazzi in modo particolare, da domani al mattino, quando vi alzate, invocate lo Spirito Santo. Diteglielo: Signore, donami il tuo Spirito. Dura quanto dura? Mezzo secondo. Signore, donami il tuo Spirito. Due secondi, via. E due secondi di preghiera si possono fare, non credo che siano così affannose da poter sentirsi estenuate. Mamma mia, quanto hai pregato! No, due secondi si può fare, però fatelo con il cuore, con il desiderio davvero di chiedere al Signore la sua assistenza. Donami il tuo Spirito. E poi, quando ci troviamo insieme, oggi in modo particolare, ma nella messa della domenica, ecco, disponiamoci con il cuore puro, cioè con il cuore che anzitutto crede nella misericordia di Dio, e su questo credo che quasi tutti ci siamo, ma secondo, di perdonare anche le persone da cui abbiamo ricevuto del male. Se non facciamo così, non abbiamo il cuore puro e quindi non potremo avere il dono dello Spirito. Ecco, carissimi, prepariamoci allora a questo momento. Io mi sono sforzato, quindi penso in perfetto, e quindi cercherò di fare tutto il possibile, innanzitutto di credere nello Spirito Santo, non ci sono dubbi, ma nello stesso tempo di avere il cuore puro. Penso di averlo veramente, perché io ho perdonato tutti coloro che mi hanno fatto del male, tutti, non ce n'è uno che non sia stato perdonato da me, e quindi se lo dovessi incontrare me lo abbraccio. Ecco, lo faccio perché chiaramente ho bisogno dell'assistenza dello Spirito Santo, ma ho bisogno anche del fatto che questo Spirito Santo, questo grande dono, scenda su questi ragazzi abbondantemente. Ecco, carissimi, mettiamoci in questa disposizione e continuiamo la nostra celebrazione. Adesso stiamo in piedi e nell'invocare lo Spirito Santo, come vi dicevo, purifichiamo il nostro cuore. E la prima cosa che facciamo è che decidiamo di rinunciare a tutte le seduzioni del male. Lo allontaniamo, il maligno, con tutte le nostre forze. È ovvio che non basta soltanto il pensiero. Bisogna dire in cuor suo, in cuor proprio, bisogna dire: vattene via, Satana, da me. E quindi per dire così bisogna saper disporre la benevolenza dentro di noi e dire: ah sì, oggi perdono anche quello, eh sì, perdono, ecco, capite? È così che si contrasta il male, perché se no tutte parole, tutte chiacchiere, quante chiacchiere che facciamo in chiesa, non ne parliamo. Quindi davvero invece entriamo nella verità del mistero di Dio.
che è questo? Allora io faccio adesso la domanda e poi c'è la confessione di fede, che è un po' più lunga, ma quella, anche quella, ecco, sì Signore, siamo tuoi per sempre. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione e in modo speciale a voi conferito, cari ragazzi e care ragazze, come al tempo degli apostoli nel giorno della Pentecoste? Credo. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Carissimi fratelli e sorelle, quello che abbiamo detto è la nostra fede, è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla con tutte le nostre forze, con tutta la nostra anima, con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra mente, per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi Suoi figli. Egli che nel Suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della Sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei Suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, Suo unico Figlio. O spirito di intelletto, o spirito di consiglio, o spirito di fortezza, o spirito di scienza, o spirito di pietà, o spirito del santo timor di Dio, Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà. E riempili del tuo spirito, del tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Spirito, manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. Tua sapienza noi invochiamo, Santa per l'eternità, Santa e Santa per l'eternità, manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. La tua presenza noi invochiamo, preghiera dei primi discepoli di Gerusalemme nel Cenacolo, in attesa dello Spirito Santo, rimane il paradigma di ogni incontro con Dio. Eleviamo al Signore mente e cuore, avvertendo ancora una volta in mezzo a noi la presenza materna e regale di Maria. Preghiamo insieme e diciamo: Maria, piena di grazia, intercedi per noi. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. O Dio buon pastore, ti preghiamo per la Chiesa e per il nostro Vescovo Rosario. Sostienilo con il tuo amore, benedici il suo apostolato, donagli la salute. E a noi concedi una volontà di comunione con lui e la docilità ai suoi insegnamenti. Per questo noi ti preghiamo. Maria, grazia, intercedi per noi. Signore, fai che i nostri genitori non si dimentichino mai di essere una presenza attiva nella nostra vita, che ci ricordino sempre che solo tu sei parola di vita. Per questo noi ti preghiamo. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. Signore, fai che i padrini e le madrine sappiano accompagnare e guidare ogni giorno, nel loro cammino di fede, i ragazzi che gli sono stati affidati, perché siano portatori di speranza, di pace e di gioia. Preghiamo. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. Signore, è difficile oggi fare delle scelte e riuscire a viverle fino in fondo. Fa che lo spirito del consiglio e della fortezza non manchino mai a noi, che abbiamo deciso di essere tuoi discepoli. Preghiamo. Maria, piena di grazia, intercedi per noi.
Signore, in questo cammino di preparazione ci hanno guidato il nostro parroco Don Filippo e le nostre catechiste Nuzia e Katia. Per noi sono state educatori e ci hanno aiutato ad affrontare le difficoltà del crescere. Ti preghiamo perché l'azione del tuo spirito non venga mai meno in loro e continuino ad essere strumenti nelle tue mani. Preghiamo. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. Signore, fa che appena ricevuto lo Spirito Santo di Dio possiamo sentire Gesù più vicino a noi, come il vero amico che ci allontanerà dalle brutte strade della vita. Per questo noi ti preghiamo. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. Per quanti vivono senza fede, perché siano aiutati dalla mitezza del Salvatore a superare la paura di Dio e a spalancare il cuore della sua presenza, preghiamo. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. Per tutti noi che abbiamo ricevuto la Cresima, perché permettiamo allo Spirito Santo di agire in noi con più forza, sappiamo seguire Gesù anche se ci chiede a volte il coraggio di andare controcorrente, preghiamo. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. Per tutti noi che abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, affinché radicati nella fede sappiamo fondere la nostra vita sull'amore di Gesù e sulla roccia della sua parola, per dare a Lui buone testimonianze con la nostra scelta di ogni giorno. Preghiamo. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. Forse non siamo degni di ricevere un così grande dono, ma Tu, Signore, buono e misericordioso, non consideri le nostre infedeltà e ci ami. E allora aiutaci a prendere consapevolezza di questo tuo infinito amore. Preghiamo. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. Per noi famiglia di Dio qui riunita, perché accogliendo l'arrivo dello Spirito Santo, pieghiamo le ginocchia davanti al mistero dell'Altissimo e cantiamo con la vita la gioia della salvezza. Preghiamo. Maria, piena di grazia, intercedi per noi. O Dio, che nella devozione retta e ardente verso Maria offri alle anime e alla Chiesa un aiuto nella vita spirituale e una grazia di salvezza, mantienici raccolti e fiduciosi sotto la protezione di colei che è la madre del Salvatore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per i beni nostri, per la sua santa Chiesa. O Padre, rendici degni del sacrificio eucaristico e fa che celebriamo con sincera fede i misteri del tuo Figlio per raccogliere i frutti della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei tuoi figli, Sergio, Giulia, Federica, Andrea, Agnese, Maria Letizia, Giuseppe, Flavia, Matilde, Giulia, Marica, Carmelo, Elena e Giulia, che hai rigenerato nel battesimo e oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo, custodisci in loro il dono del tuo amore. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata e sempre Vergine Maria e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, San Tommaso e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Uniamoci alla preghiera di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, Signore. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia saremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di comunione fraterna. Pace sia con te. Dipende da noi.
gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Amen. Signore,
manda la tua luce, mio Signore. Fossa del leone, il tuo angelo proteggerti dal male, non farò un suo triste, non avrò mai più timore, la pace cercherò nel tuo nome. Sorge un'alba nuova intorno a me. Signore, oggi è la mia Pentecoste, aiutami a non dimenticare mai questo giorno. I doni che ho ricevuto, accolti con grande gioia, possano farmi crescere nella vita cristiana, rafforzare la mia fede e realizzare la vocazione alla quale sono stato chiamato. Oh Dio, che nella tua infinita bontà ci inviti a condurre a te i nostri figli, aiutaci in questa grande e sublime missione, perché vuole essere il fondamento e lo scopo della loro vita. Rendici capaci di percorrere con entusiasmo il loro cammino verso di te, per amarti e farti amare di più. La nostra strada sia luce sulla loro strada, la nostra mano sia guida alla loro inesperienza, la nostra condotta sia esempio per la loro vita. Vivi sempre con noi nella nostra casa. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, concedi a noi che in questo sacramento abbiamo annunziato la morte e risurrezione del tuo Figlio, di essere sempre uniti alla sua passione, per condividere la gioia immensa del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vorrei ringraziare a nome di tutti i genitori, dei ragazzi che oggi hanno ricevuto il sacramento della Cresima, le catechiste Nuccio e Katia, che li hanno seguito nel cammino dell'iniziazione cristiana.
per la cura con cui hanno affrontato questo impegno e per aver saputo essere testimoni reali del Vangelo. Ringraziamo il Signore per il dono che ci ha fatto, con la speranza che tutto ciò che voi catechisti avete seminato nel cuore dei ragazzi possa germogliare e portare frutti duraturi. Un ringraziamento al nostro Vescovo, Monsignor Rosario Gisana, e al nostro Parroco, Don Filippo Ristagno, che seguono con amore paterno la nostra comunità. Grazie al coro parrocchiale e a tutti coloro che si prendono cura di questo Tempio Santo. Auguri a tutti. Seduti. Eccellenza Reverendissima, carissimo Padre Rosario, oggi nella ricorrenza di questa festa di Maria Santissima del Santo Rosario, pensavo al ruolo della Beata Vergine Maria che ha avuto e che ci viene riportato negli scritti evangelici e negli Atti degli Apostoli. Negli scritti evangelici di Giovanni la troviamo alle nozze di Cana. È un giorno di festa, come questo. Per noi è un giorno di festa, un giorno di allegria, di gioia. Eppure a un certo punto manca qualcosa. Anche in questa comunità manca qualcosa, certamente. Non siamo perfetti, non siamo santi. Certamente molte volte si insinua, come diceva lei nell'omelia, la divisione, si insinua il pettegolezzo, si insinua la parola non adatta, non appropriata per il bene, ma piuttosto per il male. Ecco, manca qualcosa, manca il vino che rappresenta il sangue di Cristo che ha versato per noi, per la nostra salvezza. Eppure non siamo sfiduciati, ma anzi siamo pieni di quella speranza che viene appunto dalla Madre di Gesù, che lei sa a chi fare riferimento, a Gesù. E noi sappiamo che, facendo riferimento a lei, che è la Madre, ci indica a chi rivolgerci e quindi ad essere buoni servi, servitori di Cristo, servitori e collaboratori del Vescovo, come io oggi nel sesto anno di parrocato in questa parrocchia sento di dover confermare alla sua presenza questo mio servizio pastorale e questo mio desiderio di continuare nel servire, cioè nel fare quello che vi dirà, quello che Gesù ci dice, quello che lei, pastore, che rappresenta Cristo, mi dice, perché possa comprendere sempre di più il valore di questo servizio e possa comprendere sempre di più la sua presenza di pastore che è proposto alla guida non solo di questa comunità ma di tutta la diocesi, di lei che è maestro, che istruisce tutta la nostra comunità diocesana e oggi lo ha fatto anche con le sue parole molto significative, molto importanti e incisive. E grazie per questo, eccellenza. Lo fa quindi come pastore, come maestro, come consacrato per indicarci la via della santità, quella via necessaria per poter andare avanti sempre seguendo e perseguendo il bene che ci è dato da compiere. E questo
attraverso il suo, le sue indicazioni, il suo progetto. Abbiamo già letto il suo progetto pastorale per questo triennio a venire, che è fondato sulla Sacra Scrittura, sulla Lezione Divina, sulla missionarietà, sulla missione. Cogliendo proprio l'occasione di questo bicentenario che si è aperto il 3 luglio e che continua ad essere ancora in quest'anno motivo per poter richiamare il valore della ecclesialità e quindi della diocesi, della Chiesa particolare che un vescovo è proposto a guidare, servire e sostenere con il proprio ministero. E noi affidiamo il suo ministero alla Beata Vergine Maria, Eccellenza, perché la Beata Vergine Maria che ci invita a pregare e che lei è presente nelle nostre preghiere, non solo ogni giorno nella Santa Messa, ma anche nelle preghiere dei nostri fedeli, perché la nostra comunità ogni giorno si riunisce prima della Messa per pregare con il Santo Rosario e in questa preghiera ricorda tutti i sacerdoti, ricorda anche i vescovi, ricorda tutti coloro che sono proposti a diffondere il messaggio evangelico, il messaggio della vita di Cristo che ci porta a guardare a Lui per rinnovarci sempre in Lui, perché Lui è il risorto. Allora auguri per il suo onomastico, perché Maria Santissima la protegga e la sostenga nel suo prezioso e gravoso ministero episcopale. Auguri. Allora. Ah, sì. Allora, sono presentati dai ragazzi qua, da Giulia e da Carmelo, due doni, uno per il vescovo, ecco, e uno per me. E io pure, siccome sono stato a Lourdes alcuni giorni fa, ho pensato pure nell'occasione di fare un pensiero anche a lei per questo suo onomastico. Questo è pure per lei. Sì. Il vescovo ha le colombe della pace, io ho la stella dell'orientamento, ecco, per essere orientati, quello di cui parlava lei nell'omelia, eccellente, perché possiamo veramente vivere orientati sempre seguendo le indicazioni di Maria, dell'angelo che è Cristo Gesù. Grazie ai catechisti, ancora rinnovo il ringraziamento,
Grazie a questi ragazzi, ai genitori, alle loro famiglie, a tutti i presenti. Soprattutto un grazie e un applauso al coro. Perché il coro è quello che si sacrifica di più per provare, per preparare, per... e non sono tanti, cioè sono pochi quelli che desiderano sacrificarsi in questo modo, purtroppo, nonostante molti hanno una bella voce, non abbiamo partecipazione, diciamo, massiccia, ma comunque quelli che ci sono già cantano molto bene, non so, cioè, ecco. Grazie comunque, veramente. Ecco, adesso c'è la benedizione e poi consegniamo ai ragazzi le pergamene. Ecco. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del tuo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità della Beata Vergine Maria, del Santo Rosario, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio, onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie per questi doni, grazie per la vostra partecipazione. La celebrazione eucaristica di oggi è diventata importantissima non solo per la domenica e la festa della Madonna, ma soprattutto perché questi nostri ragazzi sono pieni di Spirito Santo. Tutti voi lo siete anche, perché vi assista sempre e vi accompagni nelle vostre scelte, voi in modo particolare ragazzi e ragazze, ma tutti quanti nelle vostre scelte più importanti della vita, e andiamo in pace. Sì, addio. Ecco, adesso continuiamo le pergamene. Canto come David, quando lo spirito vive in me, io canto come David, io canto come David, io canto come David. Brandato Flavia. Io lodo come David. Io lodo come David. Quando lo Spirito vive in me. Quando lo Spirito vive in me. Dalla giura amarica. La bella Flavia. Thank you.
Di Maria Letizia. Vespa di... Gagliano Giulia, Gagliano Giulia. Giglio Andrea. Ravana Matilde. Attardi Sofia. Avatavo lui Sergio. Albo Agnese. Benedetto Signore, benedetto è suo nome. Mamma Elena. Non chiederò Padre se verso di me, mio Signore. Benedetto Signore, benedetto è tuo Giulia Federica. Mia vita riceve salvezza ed amore. Cerco solo te, mio Signore. Facciamo la foto di gruppo tutti i ragazzi. Facciamo la foto di gruppo. Anima mia, solo in te, solo in te. Misericordia, rallegra l'anima mia, solo in te. Benedetto Signore. Tutti.